lavorando e il Consiglio sta facendo la propria parte. E parliamo ora del bilancio 2013 con il capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale, Massimiliano Romeo. Consigliere Romeo, la Regione Lombardia ha messo a disposizione 280 milioni di euro per il bilancio quest'anno. Sì, questo diciamo così che è l'assestamento, ovviamente dopo che la Corte dei Conti ha dichiarato che comunque rispetto al 2012 siamo sempre la regione migliore d'Italia, a differenza di Roma dove invece sprecano i soldi visto che assumono 26 dipendenti per spolverare i libri della Camera dei Deputati, noi invece qui in regione ci diamo da fare, ci impegniamo, tra i 280 milioni ci sono anche investimenti importanti come 100 milioni di euro per la sanità, abbiamo 20 milioni di euro per la fragilità, per tutte le componenti, disabili, famiglie in difficoltà. Poi abbiamo anche ulteriori fondi, naturalmente dalla dote scuola, alla dote lavoro, quindi insomma un assestamento di bilancio che pur rispetto ai tagli imposti da Roma comunque si cerca in qualche maniera di venire incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini. L'opposizione non è d'accordo, dice insomma non si fa abbastanza, uno dei temi in discussione sono i ticket, ad esempio. Sì, non si fa abbastanza, siamo qua da 3 mesi, non è che si può pensare che si faccia tutto in pochissimo tempo, è ovvio che bisogna lavorarci sopra, è nostra intenzione, la riduzione con l'abolizione dei ticket è un programma di legislatura, quindi andrà giudicato nel corso dei 5 anni, non si può pretendere tutto alla prima variazione di bilancio, tanto più che non è un bilancio che avevamo fatto direttamente noi, ma risaliva ovviamente alla giunta Formigoni, quindi di conseguenza bisogna anche capire e avere pazienza, però mi sembra che i primi interventi vadano proprio nella direzione giusta. Specialmente verso la competitività e con sostegno alla competitività dell'economia e delle imprese. Sì, sulle imprese il 1 miliardo di euro però non fa parte dell'assestamento di bilancio, ma è una delibera di giunta in collaborazione con Finlombarda. Ovviamente è un intervento che è stato reso possibile anche con l'aiuto delle banche, questo è abbastanza evidente, però certo c'è anche un sostegno al mondo delle imprese, direi anche abbastanza importante. Però, ripeto, ci sono provvedimenti, tanti provvedimenti importanti, anche il 1 milione di euro stanziato per contrastare la violenza sulle donne, diciamo così, per dare attuazione a una legge regionale che avevamo approvato tutti, è comunque un segnale di una giunta che vuole essere vicina ai bisogni dei cittadini.